quello che non hanno potuto fare sabato quando erano in gara nel Brunello storico con la BN2 M3, la coppia Andreucci-Briani lo dimostra con feroce puntualità e carattere reattivo nel rally Brunello riservato domenica alle auto moderne, gara valida come ultimo round del CIR Terra di quest'anno. Così, dopo un sabato da dimenticare per l'immane dose di pioggia sugli sterrati senesi intorno a Montalcino, peraltro ben assorbita dalle strade di epoca romanica, domenica ecco uno splendido sole al rally del Brunello ed arriva il sigillo di Paolo Andreucci con Rudy Briani, l'ennesimo del campionato italiano Rally Terra 2022, dove vincono così 5 delle 6 gare a calendario. La coppia sulla Fabia di H Sport al via si può fregiare del titolo CIRT già acquisito, ma non manca l'occasione per ripetersi e confermare il proprio dominio nella serie. Fresco del 13° titolo personale, il pilota garfagnino fa la lepre da subito, diventando imprendibile per tutti, in virtù che sulle stesse strade 24 ore prima avevano corso un Brunello storico e problemi di ghiaia non esistevano per chi partiva col numero 1. Sulle migliori strade bianche che esistono in Italia per correre in auto, già rese celebri dalle gare mondiali svolte negli anni 80, Andreucci è imbattibile e come al solito dedico ad incrementare le performance delle gomme indiane, ben supportato dallo staff di tecnici italiani, team che in 2 anni ha vinto 3 campionati in Italia, 2 su terra e 1 su asfalto, ed ora punta senza mezzi termini al bottino grosso, al massimo campionato tricolore. Non che sia difficile, visti i pochi possibili pretendenti e la totale assenza di case coinvolte, ma pur sempre il CIAR, campionato italiano assoluto rally, resta la massima espressione del realismo tricolore. Sulle 7 speciali del Brunello, ovvero Pieve a Salti, La Sesta e Badia Ardenga, che insieme valgono 64 km crono, Andreucci si esalta e domina la gara segnando il miglior tempo su ogni prova. Come nel precedente rally delle Marche, l'unico avversario è Alberto Battistolli in coppia con Simone Scattolin sulla Skoda di Delta Rally. L'equipaggio veneto di AC Team Italia, vincitore al Marche, stavolta non riesce a ripetersi, ma resta l'unico a non avere distacchi pesanti, arrivando a un massimo di 15 secondi prima del capotone sulla penultima speciale dopo un dosso che lo obbliga al ritiro. Col ritiro di Battistolli sono premiati Andrea Babellini e Virginia Lenzi, già campioni italiani di 2 ruote motrici, che duellano fino all'ultimo chilometro con Enrico Aldrati ed Elia De Guio, positivi interpreti di questo tricolore sterrato. Alla fine l'esordiente bresciano Babellini è secondo per 2,7 secondi sul bergamasco, che col terzo posto a relativi punti chiude però il CIR Terra 2022 con i galloni di vice campione. Subito giù dal podio la prima sorpresa, su un'altra Skoda DRF, quella guidata dal 50enne trentino Christian Merli, già 4 volte campione europeo della velocità in montagna e pilota che ama i rally ed in gara per allenarsi al prossimo rally di Monte Carlo. Navigato da Massimo Furlini riesce ad essere veloce e confermare la sua guida eclettica, stupendo molti per la sua velocità in speciale e l'assoluta padronanza dell'auto. Al quinto posto assoluto il sammarinese Iader Vagnini, protagonista del CIR Terra spesso con nuovi navigatori di genere femminile ed in gara questa volta con la giovane Carlotta Romano.
Sesta, l'altra coppia toscana formata dal versiliese Emanuele Dante con lucchese Giacomo Ciucci, i cui problemi di assetto influiscono sulla somma tempi, ma riescono comunque a chiudere davanti ai veli di Öbling e Righetti, settimi al traguardo. Chiudono i top 10 il pilota di casa Walter Pierangioli con Sauro Farnocchi a fianco ed Ottavio Assoluti e con Versace Giatti e Sandrin Corda, noni e decimi, tutti su Skoda Fabia. Purtroppo solo undicesima posizione per Tamara Molinaro, con Piercarlo Capolongo a destra, che fa sua anche la classifica femminile. Buono e positivo il debutto su terra della GR Yaris da trofeo, portata in gara dai pistoiesi Paperini Fruini, all'esordio sugli sterrati e ben ripagati da Toyota Italia per la vittoria nel loro monomarca edizione 2022. A fine gara sono sedicesimi assoluti e prima auto non Rally 2 in classifica. Passando alle due ruote motrici, tra le Rally 4, vittoria per Martinis e Boi su Peugeot 208, davanti alla vettura gemella del 19enne Nerobutto navigato dalla sorella Francesca. Per il Trentino poi, quasi a sorpresa, anche il Montepremi e titolo degli Under 25, considerando l'assenza dell'austriaco Olli per indisposizione e che con la sola presenza poteva far suo il titolo. Si vede che per il 24enne d'Oltralpe non è così importante vincere un titolo tricolore di specialità. Nella categoria N4 prevale Baldinini, affiancato da Conti su Mizu Evo 9, già vincitore della Coupe AC Sport di classe, ed un'altra conferma tra i giovani volti dei rally italiani arriva dalle Rally 5, dove emerge il nome del giovanissimo trevigiano Marco Zanin, con Massimo Moriconi, sulla Clio di NDM, che chiudono la gara senese in 34esima posizione. Tornando alle Rally 4, ennesima brutta figura di Barone Junior con D'Ambrosio, che si cappottano sulla speciale numero 5, puntando un terrapieno per ribaltarsi a centrostrada e di fatto impedendo agli altri di transitare. L'impressione è che il giovane toscano abbia stoffa, ma non abbia ancora capito qual è il suo limite e getta così al vento molti risultati positivi. Passando un altro toscano in gara tra le Rally 4, Davide Bertolini, la botta invece l'ha data nello showdown, costringendo il team GF Racing a ricostruirgli la 208. Così in gara ecco tempi non esaltanti, però capibili in virtù di quanto è successo 24 ore prima. Altri due equipaggi toscani terminano contenti di quanto hanno potuto esprimere. La Ferla Pellegrini con la Clio RS del Team Freddis, che stravincono la classe N3 dando oltre 2 minuti al secondo classificato, ma anche quarantesimi assoluti. Condizione che determina l'ottima performance del geometra al volante. 7 giorni fa, terzo assoluto sull'asfalto viscido del Fettunta con una muscolosa Clio. L'altro è composto da Vargiu Soriani, al debutto sulla Clio Rally 5 di NDM ed in gara per fare solo esperienza ai chilometri. Alla fine però oltre 4 minuti rispetto al compagno di squadra Zanin forse sono troppi, ma tra l'arrivare e fare danni nella gara di casa spesso la differenza è in un attimo ed aver portato a termine la gara senza errori è già assai positivo. Nota dolente della gara senese invece, che per paesaggi e percorsa non è seconda a nessuno, l'arrivo con le auto piene di fango, un discorso che non passa e non è ammissibile, poiché condizione che non si vedeva da anni e che presta il fianco a critiche per chi non aspetta altro di trovare scuse ed input ed attaccare i rally, dandogli la colpa di inquinare e lordare il territorio. Le soluzioni esistono per evitare queste scene disgustose, ma se restano nel cassetto o se ritengono non prioritarie, poi alla fine lo scenario è quello che si presenta, penoso e visto purtroppo in Piazza del Popolo a Montalcino. Uno spettacolo delle auto infangate può avere sì estimatori, ma dare lustro invece a chi investe in questo sport di nicchia ci sembra doveroso oltre che obbligatorio, anche solo come forma di rispetto.